tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video prodotti finiti. Ho finito alcune cose e volevo parlarvene perché alcune cose meritano davvero tanto, altre no. Se anche tu vuoi che realizzi il tuo video personalizzato salutandoti e citandoti e realizzando il tuo video, iscriviti al canale, attiva le notifiche, metti un bel like, lasciami un commentino qui sotto, io farò il tuo video richiesta e partiamo subito. Allora, ho tanti prodotti make up e qualche prodotto beauty, quindi partiamo dal make-up. Ho finito questo correttore di NARS, che è il Radiant Creamy Concealer. Io avevo la tonalità Chantilly e è quello fatto con il pennellino incorporato. Allora, che dire di questo? Io l'avevo preso perché per illuminare la parte sotto l'occhiaia, cioè io di solito copro l'occhiaia con un correttore scuro e poi vado a illuminare questa parte del triangolo con un correttore chiaro. Il problema è che secondo me, quando l'ho acquistato io, me l'hanno già venduto secco. Questo prodotto mi piace molto, però diciamo che è durato un po' poco. Secondo me era mezzo secco quando mi è stato inviato e quindi è durato un po' poco. Quando mi è stato inviato, nel senso che io l'ho pagato la bellezza di 24 euro, se non sbaglio, su Look Fantastic, ma da quanto ho capito mi è arrivato secco, metà era secco il prodotto, quindi non so, perché ho visto tutorial di altre ragazze inglesi, americane, ma anche italiane, e invece loro dentro avevano un sacco di prodotto molto più cremoso del mio, quindi penso che sia arrivato mezzo secco. Peccato, perché è un prodotto buonissimo che sicuramente ricomprerò più avanti, perché adesso non ho altro da finire, però lo ricomprerò sicuramente, quindi io ve lo consiglio. Però se potete, compratelo dal vivo, così magari valutate se è secco o no. Sto andando un po' a caso. Ho finito questo siero di Biotherm, che è il Life Plankton Elixir. E io l'ho bocciata sample azzurra, perché in realtà me l'avevano inviata in un ordine fatto su Douglas. Il profumo è celestiale, è buonissimo. Il siero funziona tantissimo, mi aveva quasi tolto tutte le rughette, ve lo giuro. E io non ho alcune qua di espressione, anche perché ho perso molti chili, ed era buonissimo, la consistenza ottima, e peccato che a prezzi pieno costino tipo 70 euro, 76 euro, quindi valuterò se ricomprarlo o no, magari con qualche sconto. Da Sephora lo prenderò, però è buonissimo ed è il mio siero preferito in assoluto tra tutti i sieri che io abbia mai provato, quindi se lo trovate, se avete la possibilità di farlo regalare o con qualche sconto, accaparratevelo. Un altro siero che ho finito è questo qui di Pixi ed è il Vitaminium Serum, cioè il siero alla vitamina C, è quello con l'etichetta gialla, e appunto ha anche questo il suo contagocce. Allora, il profumo è carino. Il siero colora la faccia di arancio, perché è proprio un siero colorato, evidentemente. Buono, carino, è un prodotto carino. Penso di provare altro, il mio preferito rimane di Biotherm, però secondo me appunto quello di Biotherm è migliore, e anche questo comunque non è economico, perché secondo me costa sui 30 euro, 35, quindi è vero che comunque non sono 70, però è anche vero che sono quasi 40, quindi valutate un po' voi. Ho finito, e sto un po' piagnucolando, il fondotinta di Anastasia. Questo è il fondotinta Stick Foundation Banana, la colorazione banana, ed è un fondotinta in stick che copre veramente qualsiasi cosa, io lo adoro. Ormai è praticamente finito, cioè quando me lo metto sento che gratta la plastica. Lo tirerò fuori con un pennello, con il retro di un pennello per finirlo, perché mi piacerebbero tantissimo, e questo, se vi capita, compratelo, soprattutto con gli sconti, perché vi giuro che è buonissimo, vi copre qualsiasi roba voi abbiate in faccia. Io avevo un periodo in cui non avevo la pelle uniforme e questo davvero è ottimo, soprattutto per fare le foto su Instagram. Questo è il mio segreto, perché in tanti mi scrivono tutte le foto: ma cosa usi, perché la pelle è delicatissima. È lui. Altro prodotto che ho finito, che è un po' masticato dal cane qui sul tappeto, spero non si veda, perché il mio cane l'anno scorso mi ha rubato un po' di trucchi da cui lui, è lo stick di Fenty Beauty in tonalità mocha o mocha. Allora, che dire di questo stick per fare il contouring? Bene, di questo stick per fare il contouring cosa posso dirvi? Allora, è carino come prodotto,
Ora sto usando un prodotto di MAC, io amo MAC. MAC per me è il brand migliore di trucco che ci sia insieme a Chanel, quindi a Chanel però mi piace molto per la base, insieme a Chanel e Dior per la base o per i mascara, quindi sono un po' di parte. Non è male, perché non è male, è carino, si sente abbastanza bene, fa il suo effetto, carino, non è un prodotto da bocciare assolutamente, però proverò altro, perché sì, buonissimo, però non mi ha fatto entusiasmare più di tanto. Prodotto corpo, ho finito questo olio, le mandorle dolci di Caloderma. È il mio olio preferito, ha un profumo celestiale. Buonissimo. E io lo sto utilizzando perché quando faccio palestra, avendo perso 15 kg, ho bisogno di idratare molto bene la pelle perché altrimenti ho paura che mi esca qualcosa, tipo smagliature, eccetera. Sono un po' fissata ultimamente. E quindi ho deciso di provarlo, ha un profumo celestiale, è buonissimo. È tra l'altro, mi pare al 98% puro, l'avevo letto da qualche parte. Mi è durato un botto, tipo quasi un anno, quindi ve lo consiglio, sono 300 ml. Io l'ho preso a Carrefour, costa tipo 9 euro. Idrata benissimo, profuma tantissimo e mi piace tantissimo, quindi questo glielo ricomprerò sicuramente. Ho finito la cipria di Essence Mattifying Compact Powder Light Beige 10, era la mia tonalità. E per essere una cipria di Essence che costa 2-3 euro non è male. Ovviamente non vi aspettate la cipria, cioè se voi siete abituati alle ciprie di MAC o Chanel per intenderci, non è proprio che dura così tanto, però ragazzi non è male per 3 euro. Cioè io se mi capita che passo all'OVS, per dire, se mi capita la prendo e me la ricompro perché non è malvagia, anzi. Altro prodotto che mi piace tantissimo è questa qui, che è un latte idratante corpo di Garnier. Questo è per pelle normale e secca e si chiama Oli Meravigliosi Argani Camellia. È idratantissima. Io ho rotto il E di quelli che si schiacciano, ma io l'ho rotto ovviamente. È finita, non c'è più dentro niente, però è strabuona. No, ma me ne è uscito un po' qui dal coso rotto. È davvero buona e sa proprio di, non so neanche di cosa, perché è davvero buono, forse di argan, visto che ha l'argan e la camellia, però mi è piaciuta davvero tanto ed è davvero super super idratante. Non credo che costi molto più sotto i 3 euro, quindi se vi capita, io nel frattempo me la metto, se vi capita prendetela, sono 250 ml, il profumo è meraviglioso, l'efficacia anche. Si può fare, mi piace, probabilmente la ricomprerò. Poi è finito di Nivea questo qui, che è un latte più tonico 2-in-1 per tutti i tipi di pelle, con vitamina E e Ida IQ. Dovete sapere che io quando leggo con vitamina E, con vitamina C, con acido ialuronico mi accaparro le cose. E il profumo è il solito di Nivea, devo dire che non è male, sono 200 ml, non è male, non costa tanto. Non è un prodotto che dici wow, è il prodotto della vita, però ragazzi è buono, quindi se vi ricapita al supermercato magari in offerta io me lo prendo, perché alla fine strucca meglio lui di tanti struccanti o altri detergenti che ho provato costosissimi, quindi brava Nivea. Come avete capito mi è piaciuto quasi tutto, mi è piaciuto tutto di quello che vi ho mostrato, anche perché negli ultimi tempi sono molto più puntigliosa quando acquisto le cose, guardo molte recensioni, l'unica cosa che mi ha fatto impazzire è Siero Pixi. E nulla, questi sono i miei prodotti finiti, fatemi sapere se mi consigliate qualche prodotto da provare, vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!